Nel frattempo, in uno chalet lontano tra i monti... E come ogni sera, è giunto il momento di raccontarvi una storia! Fammi giocare con l'orsacchiotto anche a me! No, è solo mio, è mio! Perché state litigando? Questa carciofa non mi fa giocare con il pupazzetto! È un mio regalo, mi dispiace! Tu non lo puoi toccare! Sei proprio egoista, ecco! A proposito di egoismo, bambini, ho qui la storia che fa per voi! Il gigante egoista. Il gigante egoista? Così capirete perché essere egoisti è sbagliato. Provo la mia voce da fiaba. E così il gigante tornò al suo castello. Dopo 80 anni sono ancora in forma. Bene, cominciamo. E così il gigante tornò al suo castello. Erano passati 7 anni. Sorpreso, trovò dei bambini giocare nel suo giardino. Geloso della sua proprietà, si infuriò. E scacciò i bambini. Costruendo un muro.
quel giardino non vide più un bambino. E mentre nel paese la primavera era già arrivata, nel castello del gigante l'inverno non se ne andava più. Lui si preoccupò perché il giardino era molto brutto e il vento soffiava forte e freddo. Ma un giorno, dal suo letto, sentì un uccellino cantare. E gli sembrò la canzone più bella che avesse mai udito. Guardò fuori e vide che la primavera era arrivata e con lei erano tornati i bambini. Così il gigante si accorse di quanto egoista era stato e, vedendo un bambino che a causa della sua minuta statura non riusciva a salire su di un albero, si commosse. Quindi si avvicinò al bambino e, sollevandolo da terra, lo pose sull'albero. Il bambino fu davvero felice e per gratitudine baciò il gigante. Negli anni che seguirono, i bambini tornarono nel giardino, ma il bambino da cui il gigante era stato baciato non si fece più vedere. Ogni giorno il gigante aspettò che tornasse, fino a che divenne vecchio. Chiese anche ai bambini dove fosse finito, ma tutti gli risposero che non lo conoscevano e che non lo avevano mai visto. Una mattina d'inverno, attraverso la finestra, il gigante vide il bambino ai piedi di un albero dai fiori bianchi. Si sentiva felicissimo e corse verso di lui. Quando il gigante vide che il bambino portava alle mani e ai piedi segni di chiodi, gli domandò chi fosse stato l'autore di una simile crudeltà. Il bambino rispose che quelle erano le ferite dell'amore e che, poiché una volta il gigante gli aveva permesso di giocare nel suo giardino, ora lui gli avrebbe permesso di giocare nel suo, che era il paradiso.
Quando i bambini tornarono nel giardino per giocare, trovarono il gigante disteso per terra, morto, ricoperto di fiori bianchi. E con un gran sorriso stampato sulla faccia. E così la primavera lasciò il posto all'estate.